Buongiorno a tutti, iniziamo con Sky Sport 24, Angelo Mangiante, grazie. Daniele, buongiorno, ti coinvolgo subito, siamo tutti con lo Sky Go qui a soffrire per Sinner. Ti chiedo quello che chiederemo oggi a tutti gli allenatori della Serie A, che rappresenta per un uomo di sport come tu sei questo nuovo patrimonio proprio dello sport italiano, indipendentemente da come andrà a finire la finale. È emozionante, ci sono tante... Lo sport italiano arriva sempre nell'elite dello sport mondiale, nei vari sport mondiali. Questo è uno sport però tanto popolare, quindi se ne parla tanto, fa il giro del mondo, e il fatto che ci sia un ragazzo italiano, ma aggiungo anche educato, no? Pulito, sembra una bella persona, non lo conosco, ma sembra veramente una bella persona, ci fa sentire doppiamente orgogliosi per l'immagine che esportiamo e per il campione che possiamo tifare. Insomma, ero in vacanza con mia moglie qualche mese fa a New York, mettevamo la sveglia, comunque cercavamo di far combaciare i nostri impegni per vedere poi in albergo le partite, mi sembra al Master di Torino, non ricordo neanche che torneo fosse, idem per la Coppa Davis. Insomma, è veramente un orgoglio, purtroppo c'ho tante cose da fare oggi, quindi temo che non la guarderò la partita, ma mi auguro che faccia una grande finale. Grazie. Andiamo sulla partita. Tanto per chiederti, a livello di indisponibili, se hai recuperato qualcuno rispetto al match con il Verona, al di là di due squalificati che tornano. Se c'è una data per il ritorno di Smalling, e poi una mia curiosità, se hai deciso già le gerarchie in porta o ancora devi valutare qualcosa? Allora, parto dalla fine. Gerarchie in porta l'ho decise quando sono arrivato, anche in memoria di quello che è successo negli ultimi mesi. Penso che lui aveva parlato molto bene, quindi non cambia una partita quello che è la mia opinione sul portiere, sulle nostre gerarchie, perché ripeto, il portiere per me deve avere delle gerarchie ben stabilite, che poi ovviamente non sono eterne, no? Cioè, uno deve guardare anche le prestazioni, come si allenano. Io sono contento di entrambi. Mille lo conoscevo meno, Mille Svilar lo conoscevo meno, ma mi ha impressionato per completezza a livello di portiere, ma un errore non cambia la mia opinione che ho su Rui, che secondo me negli ultimi mesi ci ha salvato parecchie partite, anche se io non ero qui, però le partite le guardavo, e è un ragazzo totalmente concentrato su quello che dovrà fare lunedì e non su quello che è stato nel passato, quindi sono molto sereno da quel punto di vista. Scusa, è vero, ma hai detto Smalling. Se c'è una data sul ritorno di Smalling? Lui si sta allenando insieme a Renato e a Marash con Bulla, stanno facendo il loro percorso e noi li monitoriamo. Lo staff medico e lo staff dei riabilitatori li monitorano quotidianamente, io vado lì, guardo gli allenamenti, mi sembra che siano abbastanza sciolti nei movimenti, vedremo di settimana in settimana, comunque penso che nelle prossime settimane, forse già la prossima, inizieranno a fare qualcosina con noi, ma da qua a darti una data di quando starà in campo, di quando sarà schierabile in formazione, forse è un po' presto, anche perché questi infortuni lunghi, insomma, hanno bisogno di venire giudicati e valutati giorno dopo giorno. Grazie. Vi prego di attenervi a una domanda per uno, grazie. Andiamo con asroma.com. Buongiorno mister. Buongiorno. Vi chiedo che caratteristiche ha la Salernitana e se possono aumentare le difficoltà quando si affronta una squadra che sta lottando per la salvezza. Sì, le difficoltà aumentano, sicuramente hanno avuto delle difficoltà, dei problemi, perché se stanno lì giù ci sono state delle difficoltà oggettive, aumentano perché nella seconda parte della stagione i punti pesano un pochino di più e le squadre che devono salvarsi danno sempre qualcosa di più. Giocheremo a casa loro, non ho mai giocato a Salerno e sono curioso, perché da fuori mi sembra uno stadio, soprattutto una curva emozionante, e quindi avranno una spinta in più, e è un peccato che non possiamo avere una spinta anche noi. Che è quella solita dei nostri tifosi in trasferta, mi dispiace, ma insomma giocheremo anche per loro. E poi la Salernitana è una squadra che ha un bravo allenatore e tanta qualità, secondo me, soprattutto nella fase offensiva, nella parte più alta del campo, ha tanti giocatori di qualità, e quindi dovremo stare veramente tanto attenti.
diversi fra loro, da giocatori più esplosivi a giocatori più vecchietti ma con grande qualità come i miei amici Candreva e Fazio. Non so se Federico ci sarà, ma comunque hanno una squadra veramente interessante. Sarà una partita difficile, a bocce ferme non avrei mai detto di trovare la Salernitana così in basso, perché secondo me hanno una rosa importante, e lo dimostra anche il fatto che hanno perso all'ultimo minuto contro la Juve, hanno perso all'ultimo minuto contro il Napoli, hanno pareggiato 0-0 finché non era entrato Lautaro Martinez, pareggiamo 0-0 con l'Inter, insomma hanno battuto la Lazio in casa, hanno pareggiato col Milan, hanno fatto risultati soprattutto con le grandi veramente temibili, però insomma andiamo lì per vincere la nostra partita perché sappiamo che come squadra siamo molto forti. Corriere dello Sport, Ali Prandi. Buongiorno. Mister, partita importante anche per dare una sterzata al rendimento della Roma in trasferta, che fin qui in campionato è stato piuttosto negativo con solo due vittorie fuori dall'Olimpico. Mourinho disse che aveva riscontrato un problema mentale in questa squadra per le partite fuori casa, una squadra un po' impaurita di giocare lontano dall'Olimpico, dove invece insomma il rendimento è totalmente diverso. Come si supera questa paura, questa forse problema emotivo? E sempre magari citando Mourinho, lui chiedeva una squadra di banditi, lei che squadra chiede? No, tu citi il mister e dovresti chiedere a lui cosa ha riscontrato in quei periodi, cioè perché o come ha visto paura negli occhi dei giocatori. Io onestamente valuto quello che vedo, e vedo giocatori con personalità, e anche se faccio un passo indietro e penso al loro passato, tutti i giocatori che in trasferta ci hanno giocato, ci hanno vinto, ci hanno portato in finale in Europa diverse volte giocando anche in trasferta, hanno vinto, non so, Cristante e Spinazzola hanno vinto un europeo giocando contro l'Inghilterra in finale fuori casa, cioè ci sono dei momenti in cui le cose vanno male in casa, dei momenti in cui vanno male fuori casa, sono fasi della stagione. Squadra di banditi mi piace come slogan, perché nel calcio bisogna essere anche bisogna avere anche quella spigolosità e quella cattiveria agonistica che ti porta a portare via punti anche in partite non belle, in partite in maniera sporca, però insomma io ora è una squadra di grandi giocatori e credo di averla, e da un punto di vista della personalità non penso di avere una squadra che pecchi da questo punto di vista, anzi. Gazzetta dello Sport, Pugliese. Ciao. Domani torna Cristante, per cui tu hai espresso anche la tua conversa di delle parole molto belle. Ecco, ti volevo chiedere dal punto di vista proprio del ruolo, come cambia la Roma con te, se c'è Paredes o se c'è Cristante? Allora, a parte che possono giocare benissimo insieme, secondo me, però è un pilastro della nostra squadra, un pilastro dello spogliatoio, un pilastro secondo me anche della nazionale. Le mie parole in quel momento si riferivano all'essere umano, no? La domanda era: bisogna essere tutti romani per andare avanti da Roma? No, c'è uno che non è romano e comunque fa il suo lavoro come vorrei che lo facessero tutti, perché è un professionista serio, perché aiuta i compagni, perché è un giocatore forte, quindi continuo a essere affascinato da Brian, sono contento che rientri, l'avrei voluto anche nella prima partita, e cambiano le caratteristiche, diciamo, più che lo schieramento, cambiano alcune geometrie che Leo forse ha ancora più qualità di Brian, Brian ha più dinamismo, più fisicità, più tiro, non lo so, forse più inserimento. Cambia qualcosa, però cambia come se cambi qualsiasi altro giocatore, insomma, se gioca Lukaku, o gioca Azmoun, o gioca Belotti, qualcosa cambia anche in quella circostanza, se cambia il portiere anche, quindi cambierà qualche dinamica legata alle caratteristiche tecniche del giocatore, ma la nostra idea di gioco non cambia, anche perché sono giocatori, insomma, tecnici, validi, con personalità, con dinamismo, appunto, che penso possano giocare anche benissimo insieme. Il tempo, Cirulli. Buongiorno mister, volevo chiedere intanto come stanno Dybala, Ausen e Mancini, che ritornano da infortuni e squalifiche varie, e poi come sta Aouar, ritorna da un'eliminazione in Coppa d'Africa, una prima parte di stagione non esaltante nonostante le qualità che hanno visto tutti a Lione, come si può inserire nel suo centrocampo? Allora, Paolo mi è sembrato
che stesse bene negli ultimi giorni, si è allenato al 100% con gli altri e lo vedo anche un po' più brillante rispetto alla prima settimana in cui lo vedevo un po' affaticato e lui stesso ci diceva che non era libero al 100%. Dean si è fermato qualche giorno, ma credo che stia bene. Ieri si è allenato con noi, ma ieri noi abbiamo fatto relativamente poco, quindi oggi riproverà, ma penso che partirà con noi senza problemi, lo vedremo nell'allenamento. Mancio sta bene, mi è piaciuto la sua condizione fisica, mi è piaciuta anche la sua partecipazione a quello che abbiamo proposto, perché non si era mai allenato finora con noi, aveva solo guardato i nostri allenamenti e mi è piaciuto come si è buttato nella mischia, con l'entusiasmo giusto. Awar torna da una Coppa d'Africa, non è che è stato in vacanza, quindi diciamo che è allenato, sicuramente mi ha raccontato, insomma, sai, spostamenti, viaggi di notte, arrivi, ha dormito poco, il primo giorno era abbastanza sballottolato, no? Da un continente all'altro, però insomma è un giocatore che è attivo, quindi ha giocato pochi giorni fa, quindi lo reputo un giocatore prontissimo per giocare. Grazie. Chiudiamo con Romanista, lo Monaco. Ciao. Hai preso una squadra che è ricca in alcuni reparti, che oggettivamente insomma in questo momento un po' di difficoltà qua, da tanto che dovrai andare immagino a passare a un ruolo di ruolo per loro che le difficoltà maggiori in questo momento che riscontri, visto che pronti e via sei entrato e hai proposto la tua idea, evidentemente che sia in fase di un possesso, in fase di un sesso si vede molto già chiaramente. Una vecchia storia che dice che gli allenatori ovviamente per portare un certo tipo di gioco hanno bisogno di mesi estivi, la preparazione, eccetera, eccetera. Qua si comincia già a vedere qualcosa di quello che ha fatto. È meglio dei ragazzi che sono particolarmente ricettivi? Cioè, avevano bisogno anche loro di cambiare qualcosa? Pensi che in questo senso sia stato un impulso anche mentale quello che tu gli hai dato? E a che livello sei già di questa di preparazione? Allora, fermo restando che penso che un ritiro precampionato e un lasso di tempo più lungo ti aiutino tanto a far entrare dei concetti, o magari puoi partire dal primo step, poi il giorno dopo fai il secondo step, il terzo step, e qui devi andare sul sicuro, botta sicura, devi sperare che loro certe cose già le sappiano, e quindi mi leggo all'altra parte della domanda, il merito è loro, chiunque mi conosca sa che nessuno può permettersi di toccarmi i miei ragazzi della spalla, no? Perché continuo a sentirli, continuo ad amarli come ho fatto dal primo giorno in cui li ho allenati, però si vede che magari a loro ci ho messo un pochino di più di tempo per entrargli dentro con determinati concetti, e invece questi secondo me manca poco che me li insegnano loro a me, perché sono giocatori fatti, formati, che hanno giocato con 100 allenatori diversi nella loro carriera, che sanno tante cose dal punto di vista tattico, dal punto di vista calcistico, e che hanno delle qualità incredibili. Quindi se alla SPAL abbiamo visto determinate cose, secondo me dopo una ventina di giorni, dopo 3-4 partite, e io ripeto, li ringrazio sempre perché io mi sono divertito a guardarli giocare, a volte, non sempre, ma lì per colpa mia, probabilmente ero troppo inesperto, questi gli dici una cosa e sono tanto recettivi, sono tanto pronti, quindi se vedete delle belle partite il merito è loro. Oltretutto sono stati allenati da un allenatore forte per 3 anni, insomma non è che questi i ragazzi li abbiamo presi all'oratorio, è gente che sa di calcio, è gente che è stata allenata bene, fisicamente stanno bene, quindi io do solo qualche idea che secondo me ci aiuterebbe a portare a casa più punti possibili, più vittorie possibili, e loro sembra che gli piacciano queste idee, sembra che non facciano fatica a farle diventare loro, e quindi sono fiducioso. Poi insomma ci vuole tempo per far vedere veramente un'impronta, quelli che dicono che ci vuole tempo, il tempo aiuta, soprattutto il tempo senza partite decisive ogni 4-5 giorni. Grazie a tutti, grazie mister.